Questo è l'esempio che stavamo vedendo ieri. Allora, volevo fare ragionare proprio su questo aspetto. Qui avete int asterisco vet, cioè la variabile vet è un puntatore ad intero. E abbiamo detto che questo puntatore dovrà contenere poi l'indirizzo di memoria dove io alloco gli elementi di questo vettore. L'allocazione però avviene dentro la funzione leggiVet. E la funzione leggiVet è fatta così. Si definisce una sua variabile v, che anche lei ha natura di puntatura di intero, e con l'operazione v uguale new int di r io alloco nella memoria heap un blocco di caratteri interi. Ragazzi, questo è il dato che io ho allocato dinamicamente. Questa allocazione è fatta dentro questa funzione, ma questo blocco di dati in memoria che vita c'ha? Assolutamente non la vita di questa funzione, tant'è che quando la funzione termina questo blocco di memoria nell'heap è ancora attivissimo, tant'è che io l'indirizzo, perché ho scambiato la variabile vet per riferimento, l'indirizzo dove comincia questa di memoria nell'heap me lo trovo scritto nella variabile vet del programma chiamante e posso passare questa informazione alla funzione stampa e stampare gli elementi del vettore. Vedete, questa struttura dati, quanto tempo mi rimane in memoria? Beh, se io non la cancello mai, mi rimane in memoria per tutta la vita del programma. Ma se a un certo punto io, prima di fare altre operazioni, decido qui di deallocare questa memoria e faccio l'operatore di delete in questo momento, in questo istante di tempo, io sto deallocando questa memoria. Io questa operazione la potrei fare anche prima. Allora, se io faccio delete vet qui, sto liberando l'area di memoria nell'heap. Però poi il resto del programma continua a funzionare come se io stessi utilizzando quest'area qui. Allora, secondo voi, che succede? Se io faccio questa cosa per errore e però continuo ad usare quest'area come se quella stesse ancora lì, vediamo che cosa può succedere. Ho compilato e il compilatore non mi ha detto nulla. Proviamo a eseguire questo programma. Allora, mi dice di inserire il riempimento, io metto per esempio 4 e dico 12, 4, 1, 6, mi stampa il vettore è questo, fine funzione stampa, ha trovato il valore massimo, il valore minimo, il valore medio, mi dice di mettere un numero, io metto il numero 4 e lui mi dice il vettore è, guardate che cosa mi sta, innanzitutto la funzione gestione vettori ha smesso di funzionare,
quindi si è verificato un errore a runtime, io chiudo questo programma, ma poi la cosa è che mi trovo 1.6 e poi una roba sballata in questa maniera. Quindi che cosa è successo? Che fin qui sembrava andare tutto bene, dopodiché elemento 4 non trovato, poi qui ho chiamato la funzione che mi fa l'ordinamento e il programma è andato poi successivamente, si è bloccato. Allora qual è il problema? Il problema è che fino a un certo punto io non me ne accorgo. Perché? Perché non è che l'operatore delete va direttamente nella memoria IP e va a cancellare quello che ci sta scritto. L'operatore delete libera semplicemente l'area di memoria nell'IP. Ma non è liberare, non significa andarla a cancellare. Significa marcare quei byte come available, come disponibili. Allora che cosa succede? Che se sono disponibili, quando chiamo qualche altra funzione, perché avete visto che il confine tra stack e IP è unico, fino a un certo punto non me ne sono accorto proprio, perché questa roba l'ha stampata bene, mi ha fatto vedere, vedete, l'elemento, la stampa elemento IC se non trovato l'ha fatta in maniera corretta. Poi a un certo punto ha chiamato la funzione bubble sort, cioè è andato sullo stack e ha allocato spazio, è successo che questo spazio ha sporcato quell'area di memoria che ora era resa disponibile e il programma è andato in palla. Quindi il problema è, fate molta attenzione, quando facciamo un'operazione di delete nell'IP noi facciamo una cancellazione logica, non una cancellazione fisica. Ragazzi, è la stessa cosa che succede quando voi cancellate un file sull'hard disk. Secondo voi, quando fate cancellate un file dal disco, che succede? Byte per byte vengono cancellati i dati? Semplicemente viene eliminata nella gestione dei file, c'è una struttura che prende il nome di file allocation table, dove per ogni nome di file c'è scritto l'indirizzo in termini settore e traccia dove comincia questo file. Quando voi cancellate un file, l'unica cosa che fate è cancellate questa riga da dentro questa tabella. Quei settori sul disco vengono resi disponibili per scriverci qualche altra cosa. Ma voi potete ancora recuperare un file perché l'informazione sul disco c'è ancora. Quando è che viene rimossa? Viene rimossa quando, sovrascrivendo quei settori liberi, si vada a scrivere qualche altra cosa. Molte delle tecniche che vi fanno fare il recovery dei file quando si rompe un disco o quando volete recuperare un file cancellato si basano su questa tecnica, cioè il dato c'è ancora ma non c'è più l'indirizzo di dove comincia. Qui è la stessa cosa, quando facciamo un delete noi stiamo facendo una cancellazione logica, cioè stiamo eliminando stiamo rendendo quei byte nell'IP disponibili per qualcun altro, ma finché qualcuno non se li piglia, quelli stanno là e purtroppo il puntatore non viene cancellato, cioè l'indirizzo che c'è scritto nel puntatore non viene rimosso. Per cui il puntatore vetto continua a puntare ancora a un'area di memoria che è stata cancellata e fin quando qualcuno non me la sporca io ci trovo ancora il dato lì dentro. Questa è quella che si chiama un riferimento pendente, cioè io vado a puntare ad un'area nell'IP che però qualcuno mi ha tolto e quindi non è più disponibile. È una cosa da evitare in maniera tassativa perché avete visto che il comportamento del programma è imprevedibile. Se non avessi chiamato altre funzioni probabilmente non me ne sarei proprio accorto, perché non avrei sporcato quell'area di memoria e quindi avrei continuato ad utilizzare quel vettore come se fosse ancora nella mia piena disponibilità,
anche se l'avevo già cancellato. Quindi ragazzi, puntatori all'orazione dinamica sono tecniche molto efficienti, ma vanno usate in maniera assolutamente attenta, perché il comportamento con i puntatori può diventare rapidamente imprevedibile. Allora, volevo spendere questi ultimi minuti per cominciare a introdurvi una struttura dati array multidimensionale. E per fare questo, poi ve lo introduco in maniera formale, però volevo ragionare su quali sono le problematiche. Ora abbiamo un po' il quadro completo di che cosa significa puntatore, il legame tra puntatore e array, come sono allocati gli array in memoria, come recupero le informazioni memorizzate. Allora, adesso volevo invece discutere del problema degli array, diciamo, n-dimensionali. Allora, innanzitutto vi chiedo, secondo voi qual è il problema che posso avere se devo rappresentare un array bidimensionale, per esempio una matrice? Allora, se ho un vettore, il vettore è una struttura lineare, la memoria è anche lei una struttura lineare, allora c'è un mapping vuol dire corrispondenza naturale tra gli elementi che stanno messi qui nell'array e la sequenza degli elementi che stanno messi in memoria. L'unica cosa che devo stare attento è che la cardinalità è diversa, è che la memoria è indirizzata a byte, l'array è indirizzato per tipo di dato elementare, quindi se questo è un array di interi, questo è il primo intero, questo è il secondo intero, ma il primo intero occupa 4 byte in questa struttura, quindi gli elementi vanno accoppiati a 4 per creare questa corrispondenza. Ma nel caso della matrice, io ho una struttura di questo tipo. Supponete che voglio mettere in memoria una matrice fatta così. Questa ha 5 righe e 8 colonne. Nel C++ le righe vanno da 0 a numero righe meno 1, le colonne da 0 a numero colonne meno 1. Ora, questa è una struttura bidimensionale. La memoria è una struttura lineare. Come faccio a mettere questa roba qui dentro? Qual è il problema che mi pongo? Se vi chiedessi di farlo, voi come risolvereste il problema? Immaginate proprio un giochetto che fanno i bimbi. Questa è tutta fatta di cubetti. Questa è una struttura di cubetti messa in maniera lineare. Come caricate i cubetti da qui a qui? Ragazzi, su due modi. O li carico per colonna, o li carico per righe. Ovviamente i progettisti dei linguaggi di programmazione hanno scelto le due soluzioni. Ci sono linguaggi come il Fortran, dove le matrici vengono messe in memoria per colonne. Linguaggi come il C++, dove le matrici vengono messe in memoria per righe. Allora, nel linguaggio C++ la scelta che è stata fatta è: prendo la prima riga e la metto qua, prendo la seconda riga e la metto qua, e così via. Allora, proviamo a ragionare qual è l'effetto che questa scelta ha sulla gestione di questa struttura dati.
ragazzi, ora voglio solo ragionare da un punto di vista concettuale, poi dalla settimana prossima guardiamo le caratteristiche del linguaggio. Allora, se facciamo questa scelta, vuol dire che qui gli elementi da 0 a 7, facciamo un caso semplice che ogni elemento corrisponda a un byte, è una matrice di caratteri, giusto per semplicità. Allora, qui ho i primi 7 elementi, quindi questa, supponendo che questo cominci all'indirizzo 1000, qua vado da 1000 fino all'indirizzo 1007. Questa è la prima riga. Poi da 1008 a 1000, da 1008 a 1016 ho la seconda riga e così via. Allora, abbiamo detto una cosa parlando dei vettori. Se io ho un vettore di 7, di 8 elementi e lo metto in memoria, facciamo anche qui lo stesso caso, un vettore di 8 caratteri, anche qua lo metto a partire dall'indirizzo 1000, qua avrò 1000, 1001 fino a 1007 che è l'ultimo elemento. Noi abbiamo detto che quando allochiamo in memoria i vettori, diciamo voglio usare un vettore di 100 elementi e alloco in memoria un blocco di byte per conservare questo vettore. Poi l'utente dice voglio usare i primi, voglio usare 4 elementi. Allora, di tutto questo vettore io di fatto ho riservato spazio per tutti questi byte, però l'utente vuole utilizzare questo primo blocco di dati qua, il che significa che in memoria io utilizzo i primi byte e tutto il resto mi rimane inutilizzato. Mi seguite? Che succede se il mio utente decide di voler utilizzare questa matrice qui? Ho definito una matrice che è 5x8 come dimensione massima, poi chiedo all'utente quante righe vuoi inserire? 4. Quante colonne vuoi inserire? 4. Allora, questa è la matrice che lui vuole usare. Ma qual è l'effetto sulla memoria? È che la matrice, mentre il vettore è tutto compatto qui, la matrice non è tutta compatta nella zona della memoria, perché dato che l'ho memorizzata per righe, i primi 4 elementi stanno qui, poi c'è un buco, i secondi 4 elementi stanno qui, poi c'è un altro buco, i terzi 4 elementi stanno qui e poi c'è un altro buco. Allora, mentre per accedere a un vettore mi bastava sapere l'indirizzo di dove comincia e quanto è lungo ogni singolo elemento per poter accedere a tutti gli elementi del vettore, nel caso della matrice mi basta sapere che comincia all'indirizzo 1000 per poter individuare l'elemento MDJ. Cioè, voglio accedere a questo elemento qua, MD12. Come faccio a trovare l'indirizzo dell'elemento MD12 sapendo che tutta la matrice comincia all'indirizzo 1000? Come faccio a costruire questa informazione? Lo capite che qua non c'era bisogno, perché l'indirizzo dell'elemento VDJ era uguale a V più J per size of int. Size of int è un'informazione che io so, perché la conosce il compilatore. V è l'indirizzo base, J è l'indice. In questo caso io ho M, rappresenta anche nel caso dell'array bidimensionale,
rappresenta l'indirizzo di memoria dove comincia tutta la matrice. I e J sono le due variabili, ma io, sapendo che per esempio qua I vale 1 e J vale 2, riesco a costruire l'indirizzo di memoria di questo elemento? Secondo voi di che informazioni ho bisogno? Ho bisogno di sapere qual è la dimensione massima come numero di colonne. Mentre qua sapere qual è la dimensione massima di questo vettore non me ne frega nulla per calcolare l'indirizzo del generico elemento V di J, qui se io non uso in questa formula anche il numero di colonne che ho utilizzato per definire la matrice, questo indirizzo non lo posso recuperare mai. Allora, come faccio a sapere qual è l'indirizzo? Come faccio a sapere qual è l'indirizzo di questo elemento? Sapendo che questa matrice è stata definita con 8 colonne, allora io devo capire in quale di queste righe mi trovo. Quindi l'indice I mi deve selezionare qual è la riga giusta. Poiché sto sulla riga 1, quanti elementi devo saltare in memoria per arrivare qui? Devo scrivere M più I per numero colonne più J, il tutto per size of, se è una int, int. Allora, levateci un attimo questo e facciamo il caso che size of char è 1. Allora, se scrivo M è l'indirizzo 1000, poiché io sto qua, devo saltare i primi 8 elementi, poi della seconda riga devo saltare, se J vale 2, devo fare più 2, quindi arrivo a 1008 saltando la prima, perché 1000 più 8, che è il I vale 0, no? Se I vale 1, qua ho scritto 1 per 8, cioè 1000 più 8, 1008, più J che vale 2, 1010, e 1008, 1009, 1010 ho trovato il terzo elemento che si trova sulla riga. Allora, capite che dato che in memoria ci stanno questi buchi, per poter individuare gli elementi in modo corretto, gli elementi che stanno nella matrice, io devo mettergli in questa formula non solo l'indirizzo base, ma anche qual è la dimensione di colonne, perché qui sta scritto, guarda, a partire dall'indirizzo base salta tanti byte per quant'è il numero di colonne per l'indice di riga, perché se sei in terza riga quanti elementi devi saltare? 16, e poi cominci 17, 18, 19, 20 se è questo elemento qua. Quindi questo primo conto mi dice quante posizioni devi saltare in memoria a partire dall'indirizzo base e ti porti sulla riga giusta. Dopodiché ci sommi l'indice di colonna che mi dice a partire da questo di quante mi sposto. Ovviamente se questo è un array di interi non devo saltare una posizione ogni volta, ma un numero di byte pari a size of int. Quindi questa è la formuletta che si usa per tradurre questa espressione nell'espressione corrispondente. Allora, il processore, il preprocessore C, VDJ, l'avrebbe trasformato come asterisco V più J, in aritmetica dei puntatori. Il preprocessore MDJ come lo trasforma?
asterisco di m più i per numero di colonne più j. Tutta questa operazione in aritmetica dei puntatori, cioè modulo size of b. Allora abbiamo capito due cose, che mentre nel caso dei vettori, per accedere a un qualunque elemento mi basta sapere il nome del vettore e l'indice, nel caso della matrice, per accedere a un elemento e una matrice, mi basta sapere, devo sapere il nome della matrice, gli indici, ma anche il numero massimo di colonne che ho utilizzato nella definizione. Ragazzi, vi è chiara questa cosa? Allora, e questa è l'ultima cosa che vi dico oggi. Quando devo passare un vettore ad una funzione, io che gli passo? Il nome del vettore e la variabile riempio. Ma se devo passare una matrice a una funzione, che gli passo? Il nome della matrice, il riempimento effettivo di righe e colonna e il numero massimo di colonne. Allora, qui la cosa si è complicata un po'. Se uso una matrice tridimensionale, se uso un array tridimensionale, gli devo passare due dimensioni, dimensione 1 e dimensione 2. Se ho un array n dimensionale, devo passare n meno 1 dimensioni. Quindi nel caso del vettore che è monodimensionale, non devo passare nessuna dimensione. La matrice che è bidimensionale, una. Un array n dimensionale, devo fissare n meno 1 dimensioni, altrimenti non potrei accedere agli elementi. Però nel caso del vettore, a me bastava nella funzione scrivere void f int v parentesi parentesi e poi altri parametri. Cioè questo è un vettore generico. Quale che sia la dimensione del vettore nel programma chiamante, questa definizione va sempre bene. E nel caso della matrice? Se io scrivo void f e qua ci scrivo int m, se scrivo così, funziona? Nel vettore ho scritto così, la matrice posso scrivere così. No, perché nella funzione, per poter trasformare questa nella notazione a puntatori, devo sapere chi è questa. Allora, nella funzione, il primo parametro, il numero di righe, può essere generico. Il secondo, ci devo mettere la stessa variabile ncol, con la quale ho definito la matrice nel programma chiamante. E questo è un problema, perché mentre per i vettori posso scrivere una funzione f che tratta qualunque vettore, questa funzione f non tratta qualunque matrice, ma tratta una matrice che ha un numero di righe qualsiasi, ma è vincolata ad avere un numero di colonne pari a ncol. E allora, se nel mio programma chiamante, nel main, definisco due matrici, una 10x10 e un'altra 10x15, anche la semplice funzione leggimat la devo scrivere due volte. Una con una matrice che ha 10x10, una con una matrice che ha questo non fissato, ma ha 10 colonne, l'altra questa che ha 15 colonne. Quindi purtroppo nel caso delle matrici, per come sono organizzate le matrici in memoria, se passo un array bidimensionale ad una funzione, nella funzione il numero di colonne è fisso. Quindi se nel programma principale tratto matrici definite con dimensioni diverse, devo usare funzioni diverse, perché in ogni funzione l'argomento ha quel numero di colonne fissato. Questa è un po' una limitazione del linguaggio C++ rispetto a altri linguaggi. Per esempio, il linguaggio Fortran invece ha un meccanismo per adattare in modo automatico le matrici
al programma chiamante. Quindi io scrivo un'unica matrice, un'unica funzione con una matrice generica, e nel meccanismo di comunicazione è come se venisse comunicato alla funzione anche questo parametro qui. Nel caso del Fortran, perché le matrici sono messe per colonne, devo passare il numero di righe. D'altro canto, il linguaggio Fortran è nato proprio come linguaggio matematico. Fortran significa formula translation. Quindi è un linguaggio che è stato pensato per fare questo. Il linguaggio C e il linguaggio C++ è stato pensato per fare cose più ampie. Quindi è più potente per alcuni aspetti, ma guardate, dal punto di vista matematico, il linguaggio Fortran rimane ancora un linguaggio molto usato. Ecco perché prima nei corsi di ingegneria industriale il linguaggio di riferimento era il Fortran. Oggi il Fortran ha un uso molto più limitato, quindi abbiamo preferito introdurre il linguaggio C++, che ha un'utilità molto più ampia. Non troverete mai un PLC che si programma in Fortran, trovate i PLC che si programmano in C++, quindi era più utile fare questo. Però indubbiamente il linguaggio C++ per le matrici, in generale per gli array n dimensionali, è meno potente di quello che era una volta il linguaggio C++, e ci sono queste limitazioni. Vi farò vedere come, utilizzando la notazione per puntatori, io posso scrivere una funzione che utilizza delle matrici generiche. Per fare questo basta che io programmo scrivendo così perché mi è più comodo, però prima di compilare ogni istruzione in questa forma la traduco in questa forma qui, dove questa variabile la passo come argomento alla funzione. Però perdiamo questa notazione qua, cioè se io mi metto a programmare usando le matrici solo nella forma per puntatori, allora la limitazione la supero. Ma se voglio usare la forma delle matrici, non ci sono santi, devo indicare questo campo qui, se no il compilatore vi dà direttamente errore. Se io provo a scrivere questo e vado a compilare, il compilatore mi dice errore, perché mi dice che questa dimensione deve essere fissata. Giuro, ultimissima cosa. Se io passo una matrice ad una funzione che è definita con un numero di colonne diverso da quella che ho definito nel programma chiamante, secondo voi che succede? Se ne accorge qualcuno? Alcuni compilatori sono più furbi e se ne accorgono, altri non se ne accorgono, ma qual è l'effetto? Che se per esempio ho definito una matrice massimo 4 per 5 per 6, ma nel programma chiamante la matrice è una 5 per 8, quando scrivo m di j, invece di andare a prendere questo elemento qua, faccio questo conticino e mi esce un elemento diverso. Quindi ho perso l'allineamento tra le matrici nel programma chiamante e nella funzione. L'effetto è ovviamente un disastro, quindi massima attenzione. Allora, lunedì faremo un po' di esempi, c'era rimasto da chiarire l'esempio sul puntatore a puntatore, e poi giocheremo un pochino con le matrici, vi farò vedere qualche proprietà delle matrici, e poi martedì ce le guardiamo invece in modo più formale dal punto di vista delle definizioni.